Radio R presenta Appuntamento con l'arte. Conduce Nicla. Bentrovati amici su Radio R per una nuova puntata di Appuntamento con l'arte e subito con la rubrica Arte Mercato a cura dell'amico Giuseppe Compare che come ogni martedì ci parla di dinamiche a noi sconosciute come per esempio la volta scorsa riguardo le case d'asta e i loro retroscena. Ma oggi inizieremo a parlare di collezionismo e collezionisti, quindi è un argomento che non si esaurirà oggi ma verranno dedicate un paio di puntate. Vero Giuseppe? Pronto? Sì, verissimo, ecco. Buonasera, ciao. Buon pomeriggio Nicla, a te e tutti i radioascoltatori. Ciao Giuseppe. Allora. E allora, come hai anticipato, sì, oggi inizieremo a parlare di questa figura affascinante, cioè uno dei protagonisti del mercato dell'arte, figura non solo affascinante ma spesso complessa, cioè quella del collezionista. Ovvero l'obiettivo di tutti gli altri gatekeepers del mercato, tutti li cercano, tutti li vogliono. Come hai detto, gatekeeper? Gatekeepers sì, che, sarebbero, esatto, i punti di entrata al mercato. Eccolo, vedi, prendiamo appunti. Prendiamo appunti. Quindi tutti vogliono i collezionisti, li vogliono le case d'asta, li vogliono le gallerie, ma anche gli artisti. Sono il vero oggetto del desiderio. Eppure pensa che nel 1931 il grande Walter Benjamin predisse la fine del collezionismo. Uno dei miei preferiti. Uno dei tuoi preferiti. Ma come spesso accade, come già è accaduto a proposito della famosa predizione di Benjamin sulla perdita d'aura dell'opera d'arte, è accaduto esattamente il contrario. Ne parleremo più là. Mm-hmm. È accaduto quindi esattamente il contrario. Infatti i collezionisti non solo non sono scomparsi, ma spingono in modo perentorio per conquistare le luci della ribalta. La ragione è sempre di tipo economico, come ormai sappiamo. L'arte segue i soldi e i soldi vanno a caccia di opere d'arte. Abbiamo visto con le case d'asta l'altra volta. Abbiamo visto, sì, esatto. Molti media specializzati, ad esempio Art News, pubblica ogni anno la lista dei più importanti collezionisti del mondo e se noi potessimo confrontarla, ma io l'ho fatto, con un'altra lista, guarda qua, quella pubblicata da Forbes degli uomini più ricchi del mondo, ebbene potremmo notare vistose analogie. Anche se ovviamente le due liste non sono perfettamente sovrapponibili. Però. Ora, nelle due liste sicuramente ci sono François Pinault e Bernard Arnault, i due magnati del lusso francesi che sono anche grandi collezionisti, così come ci sono Steve Cohen e Charles Saatchi, che abbiamo già imparato e nominato a sapere chi sono. Ma ci sono anche adesso. Scusami, Pinault è il proprietario anche della casa d'asta, vero? Esatto, di Christie's. Esatto. Così come ci sono ad esempio Dakis Joannot, che è il magnate delle costruzioni greco, molto attivo. Ci sono tra l'altro Ilan e Steve Wynn, che sono i proprietari di molti casino a Las Vegas. E vuoi sapere l'indiscrezione che cosa dice? Che è stata Ellen Wynn, la moglie di Steve, a comprare il famoso trittico di Bacon che ha fatto il record lo scorso 13 novembre da Christie's a New York. Cioè noi abbiamo aperto la prima puntata con questa notizia. È stata Così come ci sono ad esempio Ellie ed Edith Broad, che sono attivissimi a Los Angeles, come Ellen e Charles Schwab e tanti altri, ma ovviamente non troviamo come dire altri super ricchi. Anche se nulla esclude, ad esempio prendiamo il caso di un super ricco come Bill Gates. Bill Gates non è noto come collezionista d'arte, anche se nulla esclude che lui e gli altri della famosa lista di Forbes possano essere in qualche modo acquirenti sul mercato dell'arte, in particolare in momenti, adesso per finalità di investimento, semplicemente per il puro piacere. E perché questo? Per dirti, perché per essere definito un collezionista non solo d'arte ma di qualsiasi altro progetto occorre qualcosa di più. E che cos'è qualcosa, questo qualcosa in più? Dicelo. Ebbene, sempre Benjamin ci illustra che è il desiderio di possesso che viene spinto fino al parossismo, che è veramente la qualità del vero collezionista. Cito tra l'altro da Angelus Novus. Benjamin scriveva che per il collezionista il possesso è la relazione più profonda che è possibile avere con le cose.
chiaro? Quindi ora è chiaro che per chi non colleziona un'affermazione di questo tipo può lasciare indifferente, ma effettivamente per un collezionista il possesso è la dimora dell'io. Quindi desiderio di possesso e relazione con le cose. Esatto, la vera dimora dell'io e dell'io del collezionista. Questo vale appunto, con, lo ripeto, per ogni tipo di collezionista. Ed il confine tra io e cosa, quindi tra l'oggetto e il soggetto, sì, è molto meno incerto di quanto possa apparire a prima vista. Quindi, se cerchiamo le motivazioni profonde che spingono a collezionare, uno dovrebbe inoltrarsi nelle acque torbide dell'animo umano, no? E potremmo scoprire che c'è poca differenza tra chi colleziona arte, bambole, trenini, francobolli, certo, o chi per esempio nel Medioevo collezionava reliquie religiose. Ecco, infatti c'è sempre alla base lo stesso desiderio. Lo stesso desiderio, le stesse spinte. Si tratta comunque di cose che nell'immaginazione di chi le possiede o aspira a possederle sprigionano una forza che si trasmette al possessore e in qualche modo lo fa stare bene. Tu ricordi che siamo venuti in studio io con Antonio Russo, come no, puntata meravigliosa con le tavole, il grande collezionista di Fashion Dolls, uno dei più grandi al mondo. Ebbene, il signor Russo, quando vede un elemento che attira la sua attenzione, è come se fosse irrefrenabile, perché avverte una sorta di mancanza che va colmata, ma non solo come desiderio, anche e soprattutto per esigenze di completezza della collezione. Ecco, un altro aspetto anche. Un altro aspetto, sì. Perché la collezione in generale sarebbe un modo per ordinare il mondo, che spesso ci sfugge nel suo essere fluido. Stupendo. Ed ecco gli oggetti che in qualche modo ci illudiamo di imbrigliare questo flusso perenne. Maggio, guarda. Quindi queste, diciamo, sono le motivazioni, diciamo, sono quello che spinge. Ora, che si tratti di solitudine, di desiderio di visibilità, unicità, di aspirazione di appartenenza, ed una collezione lega letteralmente il possessore ai suoi oggetti, sta di fatto che quando il collezionista è in questa situazione, l'unica cosa che lo sblocca è ottenere o evocare l'oggetto desiderato. È un vero e proprio transfert, se ci facciamo caso, che si impara fin da piccoli, perché chi di noi non ha avuto uno stracchiotto, una bambola, un cavalluccio? Sì. È esattamente lo stesso procedimento, solo che il collezionista lo ha affinato nel tempo e in qualche modo non se ne è mai liberato. Ecco. Quindi le opere degli artisti, oltre ad avere affinità con gli oggetti in qualche modo magici, testimoniano anche e soprattutto della potenza creativa dell'umano, no? Dell'uomo. Creativa, vedi, e quindi di una specifica visione del mondo, perché gli artisti virtualmente, anzi non virtualmente, realmente ricreano il mondo ogni volta, ed è in ultima analisi questa forza di ricreazione del mondo che in qualche modo lo avvicina a un demiurgo, a un dio che il collezionista mira a possedere, sebbene tutto ciò sia filtrato e mascherato da altre componenti. Bellissimo quello che stai dicendo. Esse comunque incarnano ideali che sono al centro della nostra cultura, sin dal Rinascimento, ovvero l'individuo libero e creativo, anche se per molti artisti, lo possiamo dire, più che di una libertà, più che di libertà e creatività, potrebbe parlarsi di una costrizione a creare, di una necessità sentita come impellente, costi quel che costi. Tuttavia però, se l'artista crea o ricrea il mondo, egli ha un potere enorme, ed è questo potere che in ultima analisi il collezionista, che poi potremmo dire che in certo qual modo anche il collezionista è un creatore, perché non è semplicemente il possessore di una somma di singoli oggetti, ma in qualche modo egli trasferisce anche la propria visione delle cose del mondo, e quindi è anche egli stesso che crea una collezione e quindi compartecipa di questo fluido magico di cui tutti vanno a caccia. Certo, sì, in effetti è anche lui un è anche un, lui in effetti, tutto sommato, perché crea comunque un qualcosa con le opere, esatto, degli artisti, esattamente, con una precisa linea anche, no? Una precisa linea. Ora, la storia del collezionismo però non è semplicemente desiderio di possesso, può anche
anche essere, che so, desiderio di trasmettere ai posteri la testimonianza di civiltà, così come la storia del collezionismo è anche una storia di guerre, di conquiste, di saccheggi, di rapine. Sì. Secondo Plinio fu Pompeo a creare la moda, ad esempio, di possedere perle e gemme a Roma. Quindi inizia già in epoca. Esatto, così come Lucio Mummio fu colui che creò la moda di possedere quadri e vasi di Corinto. Ecco. Come si vede, l'idea di collezione si perde in qualche modo nella notte dei tempi. Tuttavia, però, è nel Rinascimento che la figura del collezionista assume caratteri ben precisi. Il collezionista nel Rinascimento diviene il mecenate che commissiona l'opera all'artista, che lo ospita, lo remunera e secondo alcuni lo sfrutta, né più né meno come potrebbero fare alcuni mercanti di oggi o del recente passato. Non è cambiato niente in alcuni aspetti. Certo. Esatto, perché siamo sempre alle solite, abbiamo detto che l'arte segue i soldi e i soldi sono a caccia di opere d'arte. Quindi Lorenzo il Magnifico, Federico da Montefeltro, papi, cardinali, sono stati esempi grandiosi di questa prassi, no? Ricordiamoci che fu Clemente VII, il Papa, a commissionare gli affreschi della Sistina a Michelangelo. Sì, vero, verissimo. Le cose cambiano un po' durante l'epoca barocca, perché Caravaggio, Bernini, lo stesso Rubens non sono più ospitati in qualche modo e quindi accuditi dal mecenate, ma sono a contratto. Nel quale contratto si indicano tutte le caratteristiche che deve possedere l'opera, tutti gli obblighi di pagamento di prezzo, nonché eventualmente. Ma che poi lì era un periodo, scusa se ti interrompo, non c'era mica il Concilio di Trento quel tempo che aveva dettato delle regole, la Chiesa? Aveva dettato delle regole, ma diciamo che inizierà proprio da lì, ci sarà quel cambiamento che porterà a nuove strutture, appunto. Sì. In questo caso accordo proprio, che può essere visto come un vero e proprio contratto tra il mecenate e l'artista. Scusa se ti ho interrotto, ma è venuto assolutamente, anzi abbiamo precisato un ulteriore aspetto, ma è a partire dal XVIII secolo che nasce una nuova figura di collezionista, no? Che è quello fondato sul mercato dell'arte, cioè inizia con appunto la decadenza soprattutto dei centri italiani e con l'inizio dello svilupparsi dei grandi commerci e dei traffici tra le varie sponde dell'Atlantico, così come pure i viaggi in Oriente, si crea un vero e proprio mercato, per cui in realtà nasce la nuova figura di collezionista fondato appunto sul mercato. Per cui possiamo avere, da un lato c'è il grande collezionista che continua ad intrattenere rapporti diretti con l'artista e che quindi in qualche modo può anche essere considerato un protettore dell'artista, dall'altro nasce la figura del piccolo collezionista che attinge le opere sul mercato e non ha più rapporti diretti con l'artista se non in casi sporadici. Il collezionismo privato, poi siamo al XX secolo, inizia e questo è un qualcosa che si afferma appunto a partire dal XX secolo, con una fase amatoriale che però col tempo si trasforma in una vera e propria passione. In altri termini, il collezionista moderno si forma, si nutre dell'arte per arrivare a qualcosa di più consistente. Sono i cosiddetti effetti di apprendimento, come direbbero gli economisti, cioè effetti di apprendimento. Perché? Perché lo studio più o meno consapevole porta all'affinamento del gusto, oltre che alla disponibilità economica, che fa del collezionista un vero e proprio specialista, no? Per cui non dobbiamo pensare che la disponibilità in qualche modo è che occorrano sempre comunque possedere risorse ingentissime. Esistono dei casi, rari ma ci sono, di collezionisti che proprio in virtù della passione, degli effetti di apprendimento, del gusto, eccetera, eccetera, hanno messo su collezioni di tutto rispetto, senza essere dei miliardari. Quello che voglio dire con questo è che il consumo dei beni artistici può essere, dal punto di vista economico, alternativo e preferito rispetto a quello di altri consumi, anche ad altri beni non necessariamente di lusso. Per esempio, il sottoscritto, te lo dice qui in diretta, a fronte di una macchina fiammata,
anzi preferirebbe di gran lungo avere e possedere un'opera di Frank Entwistle per vedi. Quindi ci sono persone che magari rinunciano ad una vacanza, però non rinunciano ad esempio all'acquisto dell'ultima opera del loro artista preferito. Così esistono proprio in virtù di ciò collezionisti pasticceri piuttosto che impiegati delle dogane, ma anche negozianti di colori, corniciai e chi più ha più ne metta. Questo per dire che non necessariamente le logiche economiche, come abbiamo detto nelle precedenti puntate, guidano necessariamente, anche se queste logiche economiche di profitto sono comunque sullo sfondo, perché siamo figli tutti del nostro tempo e il nostro tempo, ahimè, mette il risalto soprattutto questi aspetti. Però c'è ancora chi è guidato dalla passione, chi è guidato dall'interesse, chi è guidato da un interesse tra virgolette genuino e specifico per il mondo dell'arte, e quindi non di soli miliardi vive l'arte. Meno male. Ci sono poi collezionisti che spesso hanno inventato artisti o sono stati determinante. Per dirne uno, il caso famoso Peggy Guggenheim è l'esempio Guggenheim, classico. Sì. E Jackson Pollock non sarebbe quel che è stato per il mondo dell'arte e soprattutto per il mercato senza che Peggy Guggenheim e soprattutto Leo Castelli, il grande gallerista di origine italiana, che ha reso grande l'arte americana della seconda metà del XX secolo. Anzi, possiamo dire che i due, insieme al critico Rosenberg, in realtà che fecero? Furono i primi ad applicare lo schema del marketing ad un artista. Perché se non so se sai, ma lo stesso Pollock finì sulla prima pagina del Time con questo titolo: il più grande pittore americano del XX secolo. Di fatto Peggy Guggenheim, Clement Rosenberg e Castelli avevano di fatto inventato Pollock, il quale Pollock si dice che nella sua carriera non abbia guadagnato più di 20.000 dollari, cioè, e tre anni fa un suo dipinto a trattativa privata passò di mano a 140 milioni di dollari, vogliamo dire. Quindi, come dire, esistono diverse figure di collezionista. E in questo caso siamo di fronte a quei collezionisti che poi si affermeranno, e che di cui parleremo la prossima volta, i cosiddetti collezionisti un po' alla Sacchi, alla Loeb, alla Cohen, un po' gli squali del mercato, bravo. Ma ci sono anche molti musei che sono nati per merito di grandi collezionisti. E infatti la Guggenheim aveva il museo, ancora il museo lì a Venezia. Sì, Peggy Guggenheim, ma c'è anche l'altro museo, quello praticamente di New York, perché Solomon Guggenheim ammassò le sue opere dapprima al Plaza di New York, all'hotel, no? Sì. Ma prima di dare ordine a Lloyd Wright di costruire quel magnifico edificio che è esso stesso un'opera d'arte. La spirale. Che è appunto il museo Guggenheim di New York, inaugurando con molto anticipo sugli anni, per la verità, le manie dei musei costruiti dalle archistar, che tante critiche hanno ricevuto negli anni precedenti la bolla finanziaria. Tra l'altro ti dico subito che dedicheremo una puntata ai musei e a tutte le dinamiche che si... Bravo. Esatto, e soprattutto a questa mania delle archistar, per cui il museo da contenitore è diventato esso stesso, come dire, l'obiettivo, no? Esatto. In qualche modo. Cosa si va a vedere, il contenitore o il contenuto? Esatto, un po', diciamo, è stato un po', come dire, la domanda più dibattuta, in qualche modo uno degli argomenti più dibattuti negli anni zero, no? Come si dice. Sì. E allora, anche per dirti, dicevamo, di musei nati per meriti di grandi collezionisti, tu hai ricordato appunto il Guggenheim, ma possiamo ricordare anche ad esempio la National Gallery di Washington. È incredibile andare alla National Gallery di Washington, personalmente ho visto che senza le donazioni di Andrew Mellow quel museo magnifico non sarebbe nulla. Ci sono dei Raffaello, ci sono delle opere incredibili che aveva messo su Andrew Mellow, non è che poi ha donato
destinato alla National Gallery, costituendo quindi il nucleo fondamentale di una collezione stratosferica, straordinaria, una delle più belle. E la National Gallery di Washington, secondo me, è uno dei musei più belli del mondo. Infatti ti si sente dall'entusiasmo con cui va, letteralmente visitato. Solo oltre naturalmente alla Casa Bianca e tutte le altre cose, secondo me il viaggio a Washington merita proprio per la National Gallery. Ma diciamo appunto qualche altra cosa prima di interessarci la prossima volta appunto dei collezionisti di oggi, perché ogni collezionista, come abbiamo detto, ogni tempo ha i suoi collezionisti, come abbiamo detto. Diciamo qualcosa però sul dilemma a cui vanno incontro tutti coloro che decidono di collezionare seriamente arte o altri oggetti di valore, ed è un problema tipicamente economico, nel senso buono e tecnico del termine questa volta. Cioè ci si dibatte a livello di collezionista tra imitazione e distinzione. Che cosa significa? Il dilemma è meglio imitare gli altri collezionisti e seguire le mode, ottenendo per questa via una riduzione dei costi informativi e di transazione, oppure è meglio distinguere la propria collezione rendendola unica e differente da quella degli altri collezionisti? Beh, la domanda, questa è la domanda fondamentale. Perché? È una domandona, però. È una domandona. Perché nel primo caso io valuto il riflesso economico e il valore monetario attribuito dagli altri collezionisti alla mia collezione. Invece nel secondo caso l'unicità della collezione è slegato da questo valore monetario attribuito ad essi dagli altri collezionisti, e in qualche modo è più espressione della creatività del singolo collezionista, e quindi diventa in qualche modo due alternative, due modi di collezionare che ci dicono molte anche sul carattere stesso del collezionista, quindi un atteggiamento più imitativo, un atteggiamento più creativo e personale, tipo no? Panza di Biumo. Esatto, brava, te ne butto uno lì perché mi sembra che è stato lui che ha portato il minimalismo. Esattamente, probabilmente Panza di Biumo è nel secondo filone, quello più creativo, quello più personale. Ma anche il progressivo affinamento del gusto pone al collezionista un altro dilemma. Noi abbiamo detto che probabilmente ci sono degli effetti di apprendimento, cioè uno più colleziona, più impara a collezionare, più conosce l'arte e quindi più in qualche modo è in grado di indirizzarsi. Anche perché e allora, un collezionista, scusami, ma deve studiare tanto anche per... più che studiare, interesse, cioè seguire le dinamiche, in qualche modo è chiaro che avendo a contatto con l'arte, guardandola, perché questo dico sempre alle persone, guardate, non comprate l'arte con le orecchie, come dico io, ma come dicono molti, ormai è passata quasi come un proverbio, no? Acquistare arte con le orecchie, io dico ok, quell'artista ha raggiunto quelle quotazioni, io voglio quell'artista a prescindere dall'opera. Se io invece guardo con gli occhi, acquisto con gli occhi, io acquisto probabilmente l'opera che mi dà certe indicazioni, certe soddisfazioni, che comunque solo al tatto visivo e anche spesso manuale può in qualche modo rivelare il suo valore. Per cui, come dicevo, nel primo caso allora io evolverò, diciamo il dilemma è evolvere orizzontalmente la propria collezione o spostarsi in senso verticale. Perché? Perché nel caso in cui io sono interessato a evolvere la collezione in senso orizzontale, il collezionista in qualche modo allarga quantitativamente, infatti, cioè tende ad incrementarla, perché l'arte in questo caso costituisce un accumulatore di conoscenza. Invece il caso opposto, l'evoluzione verticale, indica che il collezionista con l'affinarsi del gusto si sposta su livelli qualitativi superiori e starebbe quindi ad indicare che la pratica del collezionare produce anche un'evoluzione della capacità di valutazione e quindi della capacità di selezionare opere d'arte. Come vedi, non tutti i collezionisti sono uguali, non tutti hanno le stesse possibilità, soprattutto non tutti hanno anche lo stesso fiuto e le stesse qualità di valutare le opere. Naturalmente tutto questo si può imparare con la pratica, però è chiaro che l'istinto qui gioca un ruolo importante. Questi discorsi presuppongono naturalmente che sia stata fatta alla base una scelta ben precisa. Sebbene sia possibile collezionare sporadicamente, il vero valore del collezionare sta spesso nella costituzione di una raccolta vera e propria che tende a massimizzare sia i dividendi estetici, cioè il valore e il gusto che io traggo dal possedere una collezione,
che l'opera indubbiamente regala al possessore, sia il ritorno economico eventuale, sì, che appunto tendono a rafforzarsi da un certo tema, da un certo periodo, da un certo movimento e via dicendo, perché come ormai è chiaro, il valore di una collezione è diverso dal valore delle singole opere, dalla somma delle singole opere. Lo abbiamo visto la scorsa settimana quando abbiamo parlato, sì, ad esempio della collezione italiana di arte povera dei Fossati, che è andata in asta da Christie's, no? Ma anche ad esempio nel 2009 fu dispersa la collezione di Yves Saint Laurent, sì, che totalizzò 394 milioni di euro, sì. È chiaro che qui c'è anche e soprattutto il fascino, la conoscenza, il gusto del personaggio, che di per sé era già un personaggio mitico, no? Sì. Saint Laurent, sappiamo tutti, ha rivoluzionato il modo della di moda, fare cioè, moda. Infatti avevi fatto questa relazione, no? Con sì, lo abbiamo già posto in evidenza, sì, sì. E in realtà sono molto evidenti, così come ad esempio anche lo scrittore Michael Crichton mandò una sua collezione che aveva accumulato, pensa, negli anni in cui era uno studente e frequentava gli studi degli artisti tra Los Angeles e New York. Per cui voglio dire, ecco qui, in questo caso c'è una componente che supera la somma delle singole opere, che sta tutta nella capacità del collezionista, nella sua personalità, nel fluido che egli riesce a imporre con gli acquisti successivi alla propria collezione. E allora, infatti, per concludere per oggi, diciamo che una collezione appunto non è semplicemente la somma delle singole opere, ma una collezione offre una serie di vantaggi. Ad esempio, vi è una valorizzazione evidente delle singole opere, rispetto, ecco, se vi è una collezione, vi è una riduzione dei costi per gestire e conservare l'intera collezione, e fatto non trascurabile, può facilitare la partecipazione a mostre o eventi che possono implementare il valore della collezione stessa. Infatti, quindi anche questo è un altro aspetto interessante. È un altro aspetto interessante che, sì, naturalmente può avere dei riflessi anche dal punto di vista economico. Sì, anche perché se un'opera di una collezione circola parecchio in mostre o eccetera, probabilmente acquista più visibilità e anche più valore. Più visibilità e quindi più valore, ma soprattutto se quell'opera fa parte di una collezione consistente, sì, di una collezione messa su con criteri molto precisi, chiaramente quell'opera ha un valore diverso. Sì. Io faccio sempre l'esempio di qualche anno fa, praticamente, come anche spesso la potenza del singolo collezionista, ma questo lo vedremo meglio quando parleremo dei collezionisti squali può fare la differenza, così come ad esempio la celebrità. Perché? Perché in alcuni anni fa passarono all'asta praticamente due quadri di Bacon, simili, dello stesso anno, stesso soggetto, sì, ma uno di questi era stato donato da Bacon a un suo amico che gli aveva aiutato a fotografare le opere. Spesso succede così, gli, sì, artisti in cambio di un lavoro fotografico che non possono permettersi di pagare, donano l'opera al fotografo, poi magari il fotografo si ritrova un'opera. Ebbene, opere uguali, una che apparteneva a un grande collezionista era passata tra 30 e più milioni di dollari, invece quella che possedeva il fotografo in quanto singola passò comunque a una cifra consistente di 5 milioni, sì, di dollari, ma ben al di sotto del 30 milioni della uguale opera, capito, più o meno, sì, dello stesso periodo e dello stesso argomento. Questo, vedi, per dire che l'effetto complessivo diverso, ha, sì, la sua importanza, sì, e soprattutto i criteri con cui si colleziona può fare la differenza dal punto di vista economico. E quindi, sì, per oggi ci fermiamo per oggi qui. Ci fermiamo qui. Guarda, grazie veramente, come appuntamento sempre, del tuo contributo. Sì, alla prossima settimana, esatto, con un'altra puntata strepitosa di Arte Mercato con Giuseppe Compagni. Ciao, grazie. Buona giornata a tutti. Ciao, 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 ciao. L'arte a Radio R è con Nicla.